Appello agli abruzzesi da parte del Partito di Rifondazione Comunista e di SEL. Il 14 febbraio Roma ospiterà la grande manifestazione di Tsipras, Atene chiama, appuntamento che si svolgerà in tutte le capitali europee dopo la vittoria elettorale. Spiega Maurizio Acerbo, necessario essere presenti per combattere contro lo spauracchio di Bruxelles e far ripartire l'economia. Oggi ci sono presidi in tutta Europa, in coincidenza con la riunione dell'Eurogruppo, e sabato ci saranno grandi manifestazioni nelle capitali europee e noi invitiamo tutti a partecipare anche dall'Abruzzo alla manifestazione che si terrà a Roma e che vede l'adesione di Rifondazione Comunista, di Sinistra Ecologia e Libertà, dell'Altra Europa con Tsipras, della CGIL, della FIOM, di Rossa, dell'ARCI, insomma di tutte le organizzazioni che in questi anni anche in maniera diversa hanno cercato di contrastare queste politiche. Dal canto suo, SEL condivide pensiero e avvio di mandato elettorale con la presa di posizione di Yanis Varoufakis, neo ministro delle finanze, che ha intrapreso un vero e proprio braccio di ferro con Angela Merkel. In Europa, dalla Grecia, è venuto il vento del cambiamento, un vento che dobbiamo saper interpretare anche in Italia per bloccare le politiche che stanno portando alla privatizzazione dei beni comuni, alla svalutazione del lavoro e soprattutto rimettere al centro un'idea diversa di società. Ecco perché nasce anche l'idea di far partire anche in Italia un soggetto più ampio della sinistra che possa ben interpretare queste esigenze. E saremo a Roma con questo spirito per battagliare contro le politiche del rigore e dell'austerità e soprattutto per aprire una nuova fase, un nuovo modello di sviluppo in Italia che solo la sinistra può saper interpretare.